di avere qui ad Overture Primo Mastrantoni, il dottor Primo Mastrantoni, il segretario dell'ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Segretario, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E a tutti gli ascoltatori. Eccoci qui. Sempre pronti. In forma, segretario. Tanto auguroni per le cuore. Prossime festività. Insomma. Grazie di cuore. Sempre in forma, questo possiamo dirlo. La sentiamo sempre vivace nel tono. Bene, bene. Perché abbiamo disturbato Elena, il segretario dell'ADUC? Una cosa fondamentale, perché questo Natale sicuramente sarà l'insegna un pochino dell'austerità e della sobrietà, però i giocattoli e i bambini non mancano mai e non devono mancare, perché è giusto così. Però bisogna anche stare attenti a comprare il giocattolo giusto, perché per risparmiare purtroppo a volte ci si rivolge a punti vendita dove non sono tutelati i minori per quello che riguarda la sicurezza, perché i giocattoli a volte sono confezionati con materiali che non sono sicuri per i bambini, voi sono tossici o perché si possono staccare dei pezzettini che poi i bambini possono ingoiare. Come funziona questa storia e soprattutto cosa si fa concretamente per evitare questo rischio? Dunque, intanto diciamo subito che sconsigliamo i genitori o chiunque di acquistare giocattoli dai cosiddetti venditori occasionali, quelli che un tempo si chiamavano i Vucumprà. Perché se c'è qualche problema, successivamente non abbiamo nessun riferimento, perché i cosiddetti venditori occasionali oggi stanno qui, domani stanno in un'altra città e i danni che si possono creare poi non possono essere risarciti, cioè non si può avviare nessuna operazione di richiesta di risarcimento. Questa riguarda un po' tutto l'anno, non solo i giocattoli di Natale, riguarda gli occhialini da sole per l'estate, riguarda i tessuti, riguarda le borse, riguarda tutti i prodotti di gente, di persone che sono venditori appunto occasionali che troviamo per strada, magari con un tappetino per terra, con del materiale sopra, che purtroppo sono successe. Questioni sgradevoli, dannose per la salute, poi dopodiché non li ritroviamo più, non abbiamo più nessun riferimento, quindi acquistare da negozi o anche banchi che sono però fissi, nel senso che hanno un'autorizzazione a cui noi possiamo fare riferimento per eventuale richiesta di risarcimento. E questo è giustissimo. E questo è l'antipasto. Senz'altro, però segretario, anche se si va nei punti diciamo fissi, bisogna anche stare attenti, perché noi parliamo di eventuale riferibilità nel caso in cui dovesse succedere qualche cosa di sgradevole, mentre proprio per prevenire tutto questo e credo che sia anche necessario non rivolgersi a punti vendita dove magari si vendono le cose a prezzi stracciati, dove però vengono usati dei materiali per confezionare questi giochi che non sono assolutamente adatti ai bambini. Sì, dunque la costruzione dei giocattoli per bambini sotto i 14 anni è sotto una legge europea recepita dal legislatore italiano, che individua delle caratteristiche specifiche per quanto riguarda i giocattoli. Intanto nel giocattolo ci deve essere la cosiddetta marcatura CE, che è molto uguale però a un'altra marcatura. Adesso, esatto. Adesso ci arriviamo, che non sta appunto Comunità Europea, ma sta per conformità europea. E c'è una marcatura simile che sta per CE, che sta per China Export, però uno può anche mettere la marcatura China Express. I giocattoli destinati ai ragazzi sotto i 14 anni comunque devono avere questa marcatura, indipendentemente dal China Export, che sta per conformità europea, vale a dire che i produttori o gli importatori devono certificare la rispondenza alle norme di sicurezza europea. Poi chiaramente i certificati possono essere falsi, si possono fare le truffe, tutto quello che vale. Lì ci vogliono gli organi di polizia, ci vogliono i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, eccetera. Comunque a rispetto delle norme ci deve essere questa marcatura, cioè che sa indicare, ci sono una serie di indicazioni, di parametri che vengono fissati e questi devono essere rispettati dal produttore, no? O
ne è responsabile quindi il produttore o l'importatore, e quindi è qui importante che nel giocattolo ci sia il nome del fabbricante o dell'importatore. Ecco, questo è importantissimo. E qui possiamo individuare chi praticamente chi è responsabile, insomma, del, diciamo, di quel giocattolo, e questo è un modo per dire, poi ci possono essere i falsi, ovviamente, anche se stiamo parlando proprio di vere e proprie truffe, è un'altra questione. E quindi possiamo individuare il soggetto. Poi ci sono l'indicazione dell'età del bambino a cui va destinato il giocattolo, cioè sotto i 3 anni, sotto i 5 anni, eccetera, eccetera, e una serie di norme per le avvertenze per l'utilizzo del giocattolo stesso. Queste sono le 4 cose, le ripetiamo: la marcatura c'è, il nome del fabbricante o dell'importatore, l'indicazione dell'età del bambino, le avvertenze per l'utilizzo. Queste devono essere 4 cose che devono essere scritte nel giocattolo, nelle indicazioni, nel bigliettino attaccato al giocattolo. Che cosa può fare il genitore in più? Può vedere se, per esempio, specialmente per i giocattoli elettrici, ma non solo, c'è un marchio dell'istituto, un marchio di qualità, che non è obbligatorio in mettere nella certificazione, e quindi il fabbricante o l'importatore che fa questo si sottopone volontariamente a dei test, e quindi è a suo onore, ma anche a nostra tranquillità. Questo istituto fa dei test sui giocattoli autonomamente, e quindi rilascia una certificazione, che è la certificazione dell'IMQ, che sta per Istituto per il Marchio di Qualità. E poi c'è l'attività del genitore. Certo. Ah, quelle sono. Poi ci sono delle cose. L'attività del genitore significa se c'è un peluche, un pupazzetto, sì, insomma, una cosa del genere, cominciamo subito a fare dei test autonomi proprio da genitori, quindi nelle bambole o nei peluche, cioè, se le cuciture sono attenute. Perché? Perché il bambino tende magari a tirare il giocattolo, il bambolotto, insomma, esce, sì, la cucitura è debole, esce l'imbottitura, la mette in bocca e va incontro a pericoli di soffocamento. Certo. Poi il genitore dovrebbe controllare la tenuta dei bottoni, cioè tirarli per vedere se vengono via, anche quello poi. Anche le bambino, parti di plastica, esattamente, possono le parti essere di plastica, ingerite, gli occhi, io parlo della bambolotto, ma per fare una semplificazione, un esempio, insomma, no? Sì. Poi si può applicare a qualsiasi giocattolo, insomma, i bottoni, gli occhi, il tessuto dei peluche, dei bambolotti, poi qualsiasi altro giocattolo che ha parti piccole che possono essere facilmente smontate da un bambino, perché il bambino poi le tira. Segretario, dobbiamo tenerla anche ai tempi, stiamo per salutarla. È da tempo che noi abbiamo il piacere di sentirla. Lei si presta, si dispensa con grande favore, questo è un piacere, perché poi ci dà quelle raccomandazioni che mi auguro tutti possano seguire, perché lei da sempre combatte per quello che è il diritto del consumatore, anche per la qualità del prodotto che acquistiamo, soprattutto per, certamente, i nostri bambini. Quello che non torna purtroppo è sempre questa mancanza di controllo da parte. Quando prima il segretario Ivo Cumpra, ma non li vedono i vigili urbani che sono loro, ma non li vedono sti disgraziati disgraziati nel senso che fanno male il loro lavoro, dei finanzieri che sono loro a vendere questo. Ma se vanno nei capannoni di Via dell'Omo, pensate che tutta quella roba è conforme, risponde a quelle che sono le esigenze normative, certo, della Comunità Europea della Salute del Bambino e del Consumatore? No. Però, per fortuna, il discorso che facevamo e prima, allora qua rispetto ci dobbiamo a questo, proprio difendere in questo modo, e nel ci senso dobbiamo difendere da, esatto, soli, anche perché certo, ci dobbiamo anche dico difendere da soli, non solo, ma anche difendere da soli, e quindi attivare tutte quelle attività che ci consentono di avere uno scudo protettivo che noi stessi ci costruiamo. Poi ecco, ci sono, basta gli ordini, consultare il sito comunque www.aduc.it, troverete tantissimi consigli utili per questi e altri prodotti. Tanti auguri, segretario. Auguroni a voi. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie al dottor Primo Mastrantoni, presidente ADUC.